storie di paura di Masha. Ciao amici, avete mai avuto paura di perdervi un giorno da qualche parte? Io sì, spesso ho paura di perdermi. E una volta, infatti, mi sono persa per davvero. Non trovavo più la strada. Un vero guaio. Ma poi un bel giorno ho sentito la storia di un gattino. C'era una volta un gattino che viveva in casa. Era un gattino come tanti, non aveva niente di speciale, tranne un particolare. Ogni volta che usciva di casa si perdeva. Se andava per la strada per rincorrere una palla o per fare una corsetta, dopo pochi minuti non ricordava più da dove fosse venuto. Una volta si nascose sotto una panchina e se ne restò lì fermo spaventato. Tutto ciò che aveva intorno gli era sconosciuto. Quanto avrebbe voluto essere a casa con la sua padroncina! Stava diventando buio, le luci dei palazzi si stavano accendendo e il gattino vedeva passare davanti a sé una serie infinita di cani. Non avrebbe mai osato chiedere aiuto a loro. E comunque gli era indifferente se vedeva passare un gatto o un cane. Era così piccolo che nessuno lo vedeva. Il tempo passava. Ormai era notte fonda e il gattino era affamato, ma non c'era nulla da mangiare. Aveva così tanta fame che avrebbe mangiato qualunque cosa, ma dentro quella scatola non c'era nulla, nemmeno una briciolina di pane. Il gattino era triste e rassegnato, ma tutto ad un tratto vide scendere dal cielo un grande uccello. Oi oi, cos'è quello? Non sarà un'aquila? Il gattino impaurito si riparò in un angolo tutto tremante. Povero me, ora sono fritto! Pensò. Appena atterrato, l'uccello gli disse: Ciao gattino! Io sono un piccione postino, come va? Si può sapere perché stai piangendo? Ti va di mangiare un panino? Perché sei qui? Non c'è nessuno con te! Non mi dire che sei solo soletto! Il gattino annuì. Mi sono perso, signor piccione, rispose, e tutto contento si mise subito a mangiare il panino con grande appetito. Il piccione lo osservò pensieroso, poi gli chiese: Dimmi, sai qual è l'indirizzo di casa tua, gattino? Il gattino ci pensò su un po', ma non ricordava il nome della via. Certo che sarebbe stato meglio se l'avessi scritto sulla coda. Quando hai un indirizzo è più facile. Io sono un piccione viaggiatore. Uccelli come me non si perdono mai e tornano sempre a casa, in qualsiasi posto si trovino. Beato te, piccione, ma io non sono un gattino viaggiatore. Non sono bravo come te nel trovare le strade. Se ti sei perso e non sai più tornare a casa, non devi girare a vuoto inutilmente. Avvicina qualcuno senza essere timido. Chiedi aiuto e descrivi la persona dalla quale stai cercando di tornare. Ah, gridò felice il gattino. Allora è facile! La mia padroncina ha le lentiggini e il nasino all'insù. Ama i dolci e le sue tasche sono sempre piene di cartine di caramelle. Ha i capelli dritti, lisci e rossi, con due fiocchetti in testa. Ha un nome bellissimo, Masha! A quel punto, il piccione volò via e il gattino smarrito torna a nascondersi. Povero gattino, era di nuovo tutto solo. Questa volta non ritornerò più a casa, pensò. Ma ecco che all'improvviso si sentì un grido. Timmy! Qualcuno lo afferrò e lo lanciò in aria e gli mise sotto al naso una ciotola di latte. Coraggio, bevi piccolino! Il gattino era felicissimo. La sua padroncina lo prendeva in braccio, lo accarezzava e lo coccolava. Poi gli disse: Sei sporco e arruffato e hai la coda piena di erbacce. Sai, Timmy, tu non hai l'indirizzo scritto sulla coda, ma sul collare. Ringrazia il piccione che è venuto a dirmi dove eri finito. Tieni, ecco una caramella tutta per te, caro piccione. Tu non sai quanto corso in giro per trovarti. All'improvviso, Masha si accorse che il gattino si era addormentato. È proprio così che è andata, miei cari amici. Quindi, se vi perdete, ricordate, niente panico! Imparate bene l'indirizzo di casa vostra, il numero di telefono e non abbiate timore di chiedere a qualcuno di aiutarvi, avete capito? Vincete la paura!
Non allarmatevi! Se vi perdete, chiedete aiuto!